I lavori di messa in sicurezza delle scuole teramane sono terminati la scorsa estate, il rientro scolastico è iniziato nel migliore dei modi, ci sono dei lavori di programmazione per l'estate prossima. Sì, quest'estate abbiamo messo a norma sotto il profilo antincendio tre plessi scolastici: il Risorgimento, la Serroni e la San Berardo. Adesso rimane solamente la scuola della Zippilli, i cui lavori inizieranno nel mese di dicembre a ridosso delle festività natalizie. C'è stata poi l'inaugurazione della nuova scuola di Collatterrato, che è stato un risultato incredibile sotto tutti i profili, e adesso stiamo lavorando in questo periodo con gli uffici per la programmazione di alcuni lavori che faremo quest'estate su altri plessi scolastici. È un'attività intensa che ovviamente si va a contemperare con la normale attività lavorativa e con una situazione particolare che dipende sia dal numero dei dipendenti, ma anche dalle richieste che i cittadini fanno per il super bonus, che stanno praticamente soverchiando totalmente gli uffici comunali. Saranno destinati a questi lavori anche i fondi che stanno per arrivare per le scuole della provincia di Teramo? No, quello è un altro aspetto che ieri abbiamo avuto un ulteriore grande risultato che testimonia la bontà dell'attività di programmazione. Ulteriori 35-37 milioni di euro sono stati stanziati per il Comune di Teramo per la messa in sicurezza di plessi scolastici. Questa è l'attività che è stata svolta in un periodo di pandemia, quando ovviamente tutti pensavano che probabilmente l'attività amministrativa fosse ferma, in realtà gli uffici hanno lavorato alacremente e devo dire che sia l'ingegner Manetta che Fabiana Ammazzalorso, un po' tutta la sezione scolastica dell'ufficio comunale, hanno lavorato alacremente per poter raggiungere questo ulteriore obiettivo, che sembra agli occhi di tutti semplicemente un annuncio, ma che invece ci consentirà nei prossimi anni di poter tradurre l'annuncio in lavori e anche di adeguamenti sismici di tutti i plessi scolastici del nostro comune.